L'uomo si fa dominare dall'uomo con le sue conseguenze. Quando Samuele fu vecchio, stabilì giudici di Israele i suoi figli. Il primogenito si chiamava Oel, il secondogenito Abia, esercitavano l'ufficio di giudici a Bersabea. I figli di lui però non camminavano sulle sue orme, perché deviavano dietro il lucro, accettavano regali e sovvertivano il giudizio. Si radunarono allora tutti gli anziani di Israele e andarono da Samuele a Rama. Gli dissero, tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non ricalcano le tue orme. Ora stabilisci per noi un re che ci governi, come avviene per tutti i popoli. Agli occhi di Samuele era cattiva la proposta perché avevano detto, dacci un re che ci governi. Perciò Samuele pregò Yahweh. E Yahweh rispose a Samuele, ascolta la voce del popolo per quanto ti ha detto, perché costoro non hanno rigettato te, ma hanno rigettato me, perché io non regni più su di essi. Come si sono comportati dal giorno in cui li ho fatti uscire dall'Egitto fino ad oggi, abbandonando me per seguire altri dei, così intendono fare a te. Ascolta pure la loro richiesta, però annuncia loro chiaramente le pretese del re che regnerà su di loro. Samuele riferì tutte le parole di Yahweh al popolo che gli aveva chiesto un re. Disse loro, queste saranno le pretese del re che regnerà su di voi, prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri e ai suoi cavalli, li farà correre davanti al suo cocchio, li farà capi di migliaia e capi di cinquantina, li costringerà ad arare i suoi campi, a mietere le sue messi, ad essere armi per le sue battaglie e attrezzature per i suoi carri. Prenderà anche le vostre figlie per far le sue profumiere e cuoche e fornai. Si farà consegnare ancora i vostri campi, le vostre vigne, i vostri oliveti più belli e li regalerà ai suoi ministri. Sulle vostre sementi e sulle vostre vigne prenderà le decime e le darà ai suoi consiglieri e ai suoi ministri. Vi sequestrerà gli schiavi e le schiave, i vostri armenti migliori e i vostri asini e li adopererà nei suoi lavori. Metterà la decima sui vostri greggi e voi stessi diventerete suoi schiavi. Allora griderete a causa del re che avrete voluto eleggere, ma Yahweh non vi ascolterà. Il popolo non diede retta a Samuele e rifiutò di ascoltare la sua voce, ma gridò, no, ci sia un re su di noi. Saremo anche noi come tutti i popoli, il nostro re ci farà da giudice, uscirà alla nostra testa e combatterà le nostre battaglie. Samuele ascoltò tutti i discorsi del popolo e li riferì all'orecchio di Yahweh. Allora rispose Yahweh a Samuele, ascoltali, regni pure un re su di loro. Samuele disse agli israeliti, ciascuno torni alla sua città. 1 Samuele 8:1-22. Se l'uomo che si fa governare dall'uomo riconosce il suo signore Yahweh verrà benedetto, se invece non è Leofara sarà spazzato via con il suo re terreno. Allora Samuele disse a tutto Israele, ecco ho ascoltato la vostra voce in tutto quello che mi avete chiesto e ho costituito su di voi un re. Da questo momento ecco il re procede davanti a voi. Quanto a me sono diventato vecchio e canuto e i miei figli eccoli tra di voi. Io ho vissuto dalla mia giovinezza fino ad oggi sotto i vostri occhi. Eppure quando avete visto che Nacas re degli Ammoniti muoveva contro di voi, mi avete detto, no, vogliamo che un re regni sopra di noi, mentre Yahweh e Eloah vostro e è vostro re. Ora eccovi il re che avete scelto e che avevate chiesto. Vedete che Yahweh ha costituito un re sopra di voi. Dunque se temerete Yahweh, se lo servirete e ascolterete la sua voce e non sarete ribelli alla parola di Yahweh, voi e il re che regna su di voi vivrete con Yahweh vostro Eloah. Se invece non ascolterete la voce di Yahweh e sarete ribelli alla sua parola, la mano di Yahweh peserà su di voi, come pesò sui vostri padri. Tutto il popolo perciò disse a Samuele, prega Yahweh tu Eloah per noi tuoi servi che non abbiamo a morire, poiché abbiamo aggiunto a tutti i nostri errori il peccato di aver chiesto per noi un re. Samuele rispose al popolo, non temete, voi avete fatto tutto questo male, ma almeno in seguito non allontanatevi da Yahweh, anzi servite lui, Yahweh, con tutto il cuore. Non allontanatevi per seguire vanità che non possono giovare né salvare, perché appunto sono vanità. Certo Yahweh non abbandonerà il suo popolo, per riguardo al suo nome che è grande, perché Yahweh ha cominciato a fare di voi il suo popolo. Quanto a me, non sia mai che io pecchi contro Yahweh, tralasciando di supplicare per voi e di indicarvi la via buona e retta. Vogliate soltanto temere Yahweh e servirlo fedelmente con tutto il cuore, perché dovete ben riconoscere le grandi cose che ha operato con voi. Se invece vorrete fare il male, voi e il vostro re sarete spazzati via. 1 Samuele 12:1-2, 12:15, 19:25. Seguici tutti i giorni uscirà un nuovo video.